Allora, partiamo dal comune di Abbiate Grasso, comune di Albairate, comune di Arconate, comune di Arese, Presente. comune di Arluno, Presente. comune di Assago, comune di Baranzate, comune di Bareggio, comune di Basiano, comune di Basiglio. Basiano, chiedo scusa, è entrata ora. Buongiorno a tutti. Basilio Grazie. Basiglio, presente. Bellinzago, Bellinzago presente, buongiorno a tutti. Bernate Ticino, Besate, Binasco, Binasco presente. Boffalora, Bollate, Presente. Bresso, Presente. Bubbiano, Buccinasco, Presente. Buscate, Bussero. Sono presente. Buongiorno. Buongiorno, Busto Garosso, Presente. Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Presente. Carpiano, Carugate, Carugate presente. Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Presente. Cassina dei Pecchi, Presente. Cassinetta di Lugagnano, Presente. Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Presente. Cerro Lambro, Cerro Maggiore, Scusate, Cerro Allambro presente, non mi si attivava il microfono. grazie sindaco, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Presente, buongiorno. buongiorno, Cesate, Cinisello Balsamo, Presente, buongiorno. Cisliano, Cologno Monzese, Cologno presente. Colturano, Presente, buon pomeriggio a tutti. buongiorno, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Sì, presente. No, quando finisco qui, però tenere Giono, Usago, Ha saltato Corsico, segretario. Corsico, c'è. Grazie. Presente, buongiorno a tutti e a tutte. Cugiono, Usago. Cusano Milanino, Dai Rago, Dai, Rago presente. Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese,
Gessate. Gessate presente. Gorgonzola. Presente. Grezzago. Guido Visconti. Inveruno. Presente. Guido Visconti presente, forse è stato saltato. Scusi, segretario. Guido Visconti presente. Guido Visconti, allora, aspetti un secondo che lo recupero. Allora, ok. Allora, okay. Inzago. La Chiarella. Lainate. Lainate presente. Legnano. Presente, Legnano presente, grazie. Grazie. Liscate. Liscate presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Locati Triulzi. Come? Locate, non c'è nessuno. Magenta. Scusi, Cerro Maggiore presente, non ero riuscita a collegarmi. Secondo che lo recupero. Allora, eravamo arrivati a Locate, non risponde nessuno. Magenta. Magnago. Marcallo. Eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Masate. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mediglia. Melegnano. Melzo. Presente. Mesero. Milano c'è. Morimondo. Presente. Motta Visconti. Nerviano. Presente. Nosate. Novate Milanese. Noviglio. Opera. Presente, buongiorno. Buongiorno. Possona. Ozzero. Paderno Dugnano. Presente, buongiorno. Buongiorno. Pantigliate. Presente. Parabiago. Paullo. Pero. Presente. Peschiera Borromeo. Pessano Combornago. Pieve Emanuele. Pioltello. Buongiorno a tutti, presente. Pogliano Milanese. Pozzo D'Adda. Pozzuolo Martesana. Pozzuolo presente. Pregnana Milanese. Pregnana presente. Rescaldina. Rescaldina presente. Ro presente. Ro Becchetto con Induno. Robecco sul Naviglio. Rodano. Rosate. Rozzano. San Colombano all'Ambro. San Donato Milanese. Presente. San Giorgio Sulegnano. San Giuliano Milanese. Presente. San Vittore Olona. Presente. San Zenone all'Ambro. Santo Stefano Ticino. Sedriano.
Segrate. Segrate presente. Senago. Sesto San Giovanni. Settala. Settimo Mianese. Presente. Solaro. Presente. Trezzano Rosa. Presente, grazie. Trezzano sul Naviglio. Presente. Trezzo sull'Adda. Tribiano. Trucazzano. Turbigo. Presente. Vanzaghello. Vanzago. Vaprio d'Adda. Vermezzo con zero. Presente. Vernate. Vignate. Presente. Villa Cortese. Presente. Vimodrone. Presente. Vittuone. Presente. Vizzolo Predabissi. Vizzolo presente. Zibido San Giacomo. Presente. Presente. Grazie. Qualcuno non è stato chiamato? Buongiorno, sì, buongiorno. Calvignasco presente. Bareggio presente. Un secondo, se no. Allora, Calvignasco, poi Bareggio, giusto? Sì, esatto. Ok. E Baranzate. Bareggio. E Cerro Maggiore, se non si è sentito, perché non ho capito. Baranzate. Cerro Maggiore, sì, l'ho sentito, sindaco. Adesso un minuto solo, che faccio la conta. E segretario, Cambiago scrive presente, ma non funziona il microfono. Troppo una call che devo rispondere. Ma non si capisce se capiscono se sono call. Bene, sono presenti 67 comuni e quindi superiore al quorum richiesto della popolazione anche superiore al quorum, quindi la seduta legale può avere inizio. Prego, sindaco. Grazie. Allora, scrutatori Luca Nuvoli, Dario Ceniti, Lucia Cazzaniga e Luisa Salvatori. Come sapete abbiamo tre punti all'ordine del giorno. Partiamo con il primo: la surroga di un componente all'interno del Consiglio dell'autonomia locale della Lombardia, precisando che sono eleggibili i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Chiedo se ci sono proposte di candidatura. Sì, sindaco, se mi permette. Liscate, sindaco di Liscate, la proposta che faremmo è per il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, che credo tutti conosciamo e abbia le competenze per poter coprire questo ruolo. Va bene, se non ci sono altri interventi o altre proposte, direi che il segretario generale può procedere all'appello. Visto che c'è una sola candidatura, se il sindaco è d'accordo, potremmo anche chiedere, visto che la votazione è necessariamente palese, date le circostanze, se c'è qualcuno che si oppone alla candidatura o si astiene, diversamente la possiamo dare per designato e comunicarlo al Consiglio di Autonomie Locali.
Certamente d'accordo. Però astenuto. Comune di? Pero. Pero. Trezzano sul Naviglio, astenuto. Trezzo, astenuto. Va bene, grazie. Naredo, astenuto. Allora, hanno dichiarato di astenersi i rappresentanti del comune di Pero, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda e Cornaredo. Anche Cassano astenuto. Ci sono altri? Anche Brezzo astenuto. Brezzo l'avevamo registrato. San Giuliano. San Colombano astenuto. Mi sono appena collegato. Scusate, Bubbiano ha problemi di connessione, io non riesco a seguire la seduta. Va bene, ci sono altre astensioni o contrari? Pinisello Balsamo astenuto. Bernate astenuto, mi sono appena collegata. Se non ci sono altri, il sindaco può proclamare la designazione. Va bene, allora programmiamo Lorenzo Larice di Legnano come nuovo componente del Consiglio della CAL, del Consiglio d'Autonomia Locale della Lombardia. Grazie. Punto 2. Scusate, può riferire chi sono i comuni che si sono astenuti cortesemente? Grazie. Allora, si sono astenuti Pero, Trezzano sul Naviglio, Cornaredo, Cassano, Bresso, San Giuliano Mianese, San Colombano Lambro, Cinisello e Vernate. Perfetto, grazie. Anche grazie. Bubbiano, scusate. Bubbiano, va bene. Grazie, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Qui parliamo di regolamento del fondo perequativo metropolitano. Prego il vice sindaco di riferire. È un'informativa. Sì, è un'informativa. Abbiamo ritenuto corretto, prima di portare in consiglio comunale questa proposta di regolamentazione, cogliere l'occasione di questa riunione dei sindaci dell'Assemblea metropolitana per informarli che a breve riceveranno una comunicazione in cui sostanzialmente la città metropolitana di Milano crea il primo fondo che deriva dalle strategie tematico-territoriali che a loro volta sono contenute all'interno del piano territoriale metropolitano, un fondo che sostanzialmente cerca di mettere insieme una perequazione territoriale partendo dall'assunto che la sostenibilità dello sviluppo dei nostri territori si tiene insieme pur in situazioni complesse, quando c'è un reciproco contributo dei territori e quindi dei comuni, dove le maggiori pressioni insediative vanno a compensare le attività che possono dare invece le amministrazioni ai territori più periferici e viceversa. Che cosa si intende questo? Che nella sostanza proviamo a sperimentare su base volontaria, quindi non c'è nessun obbligo, ma è semplicemente su base volontaria, quindi quelle amministrazioni che una volta letto il bando riterranno opportuno poter aderire a questa nostra proposta, Città Metropolitana mette a disposizione 7 milioni di euro come dotazione iniziale e abbiamo individuato come obiettivo di questo primo fondo, di questo primo stanziamento, abbiamo definito bando New Generation Housing, cioè una sperimentazione che abbiamo per l'utilizzo di questo fondo, conferendo la prima dotazione di Città Metropolitana e chiedendo alle amministrazioni che vorranno aderire di rispondere a questa proposta che in questo momento l'abbiamo centrata sul fabbisogno abitativo
di giovani lavoratori, studenti e fragili con esigenze temporanee di residenza nei nostri territori, appunto, e con dei costi, diciamo così, abbordabili. I criteri sono criteri in progress, ne abbiamo individuati al momento 5, ogni criterio ha un suo peso specifico su base 100, il primo criterio è un credito incentivale del comune proponente, il secondo criterio è l'indice di fragilità del comune proponente, questi sono fonte Istat, quindi non possiamo, come dire, indicare noi quale possa essere ulteriori criteri diversi da quelli forniti da Istat, un indice di fabbisogno abitativo del comune proponente, questo invece li peschiamo dalle fonti regionali, un criterio di qualità e di coerenza con le strategie tematico-territoriali 1 e 2, riferiti alla proposta che abbiamo già avuto modo di illustrare sia a questo consesso sia al Consiglio metropolitano, e poi un ultimo criterio che l'abbiamo chiamato di qualità e coerenza rispetto alle finalità specifiche del bando. Tutti questi criteri faranno poi dopo parte del credito incentivale, ai quali i comuni aderenti possono partecipare portando in dotazione al fondo alcune attività, una o più di quelle che vado ad elencare. Risorse finanziarie, che sono prevalentemente quote di contribuzioni straordinarie generate da trasformazioni di rilevanza sovracomunali, beni immobili di proprietà pubblica o che siano in proprietà pubblica attualmente privati tramite un impegno del privato alla alienazione o conferimento in proprietà pubblica almeno per i prossimi 20 anni, diritti edificatori, quote di consumo di suolo eccedenti il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dettati dalla legislazione regionale, cioè chi ha più diritti di consumo di suolo li può conferire in questo fondo in modo tale da poter ottenere risorse incentivanti per realizzare quegli obiettivi che ho prima descritto, che in questo momento sono appunto dedicati a situazioni di disagio temporaneo, bisogni abitativi, housing sociale, studenti e lavoratori, o gli impegni alla realizzazione diretta di servizi ecosistemici. Come ho detto prima, ad ogni criterio viene assegnato un valore, il valore finale realizza la graduatoria. Al momento c'è una commissione tecnica che si è insediata, l'articolo 7 delle strategie tematico-territoriali prevede che ci sia un rappresentante per ognuna delle 7 zone omogenee del territorio della città metropolitana di Milano. La conferenza capigruppo della città metropolitana prenderà atto di quali sono i comuni che avranno partecipato al bando, perché essendo su base volontaria non necessariamente tutti avranno voglia o potranno partecipare, e sulla base dei comuni che avranno aderito a questa proposta ci sarà la scelta di un rappresentante amministratore per ogni zona omogenea che ci aiuterà nella realizzazione dei criteri, di aggiudicazione. Dal momento in cui emetteremo il bando, purtroppo la tempistica è molto ristretta, dobbiamo chiudere tutto quanto entro la fine dell'anno, perché queste risorse che abbiamo stanziato fanno parte di avanzo di amministrazione, quindi come ben sapete o si impegnano entro la fine dell'anno o diversamente vanno a finire nell'avanzo amministrazione con il rendiconto 2024 in primavera del 2026. E dal momento in cui sarà pubblicato il bando, i comuni avranno 45 giorni per presentare le proposte. Ovviamente tutta la struttura tecnica di città metropolitana, poi vi daremo tutti i riferimenti, ma già nel bando saranno contenute sia le indicazioni sia i riferimenti, sono a disposizione delle amministrazioni che vorranno avere qualche informazione aggiuntiva e che poi dovessero essere interessate a partecipare al bando. Nel caso ci fosse qualche domanda tecnica più specifica, sono qui presenti la dirigente del settore pianificazione di città metropolitana insieme ai suoi collaboratori. Grazie. Come dicevamo l'informativa, ci sono interventi in merito? Ok, allora passiamo al terzo e ultimo. C'è qualcuno che... domanda? Prego. Azzolini, Comune di Cusano Milanino. Chiedo la partecipazione al bando, è possibile solo dopo aver aderito al fondo o è possibile comunque? Grazie. No, per partecipare al bando bisogna partecipare al fondo.
il bando abbiamo impostato, chiediamo che quando la domanda viene presentata ci sia o già la delibera di consiglio di adesione al fondo o almeno la delibera di giunta da poi confermare prima del perfezionamento dell'assegnazione eventuale dei fondi, dell'adesione al fondo. Grazie. Scusate, potete ripetere le scadenze che me le sono perse? Allora, settimana prossima approveremo il regolamento in Consiglio metropolitano e successivamente saranno pubblicati con i normali tempi di pubblicazione. È una cosa molto ravvicinata. E entro 45 giorni bisogna produrre la propria disponibilità all'adesione al fondo e quindi anche al bando. Grazie. Pensavo essere più precisi, ma in grosso modo il 15 novembre. Altre osservazioni, interventi? Va bene, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, invece dobbiamo esprimere un parere e qui lo si voterà ovviamente sul piano urbano della logistica sostenibile. Chiedo al consigliere delegato Griguolo di presentare il punto. Grazie sindaco, un parere che avevamo già richiesto e quindi sarò molto veloce nel dettagliarlo. Nel piano urbano per la mobilità sostenibile approvato già da Città Metropolitana si è previsto che il tema della logistica venga approfondito in uno specifico strumento di settore, ossia il PULS, il piano urbano della logistica sostenibile, che intende fornire una conoscenza aggiornata e approfondita dei fenomeni che sottendono alla filiera della distribuzione delle merci per comprenderne le criticità e individuare misure di interventi per una loro gestione più efficace e sostenibile da attuare in modo condiviso. La finalità del PULS è quella di fornire un quadro di orientamento strategico e di indirizzo entro il quale avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nel settore pubblico e privato per identificare soluzioni in grado di rispondere da una parte alle esigenze e alla domanda del trasporto merci con elevati livelli di servizio e dall'altra alla necessità di ridurre progressivamente le emissioni di CO2 e le altre esternalità negative a garanzia di una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale. Come già rilevato, il PULS si compone di un quadro conoscitivo e un quadro di orientamento strategico con indirizzo e requisiti generali per la successiva attivazione di intese con Regione Lombardia, i comuni, gli operatori, l'associazione di categoria per un governo più efficiente, consapevole e condiviso del sistema logistico. Il quadro conoscitivo del PULS, composto dal volume A, riferimenti programmatici e tassonomia, volume B, quadro conoscitivo, sono stati già approvati e questo esamina i principali strumenti di programmazione e pianificazione settoriale alle diverse scale territoriali, individua i principali attori coinvolti nella filiera logistica, le principali tipologie di insediamenti e infrastrutture logistiche e il funzionamento dei principali sistemi di distribuzione delle merci, sia in termini generali che per la specificità del territorio metropolitano milanese. Riepilogo brevemente le tappe che hanno portato all'elaborazione del volume C, ossia il quadro di orientamento strategico di indirizzo, che definisce requisiti essenziali per un governo del sistema della logistica più sostenibile ed efficiente, assumendo i criteri localizzativi individuati nella strategia tematico-territoriale metropolitana e fornisce indirizzi strategici per la successiva predisposizione di specifici strumenti regolativi del fenomeno della distribuzione delle merci. In data 28/9/2023 abbiamo approvato i volumi A e B del PULS con decreto del sindaco e avvio del processo di condivisione del volume C, quadro di orientamento strategico di indirizzo. Il 31 gennaio 2024 c'è stata l'illustrazione dello schema del volume C del PULS al Consiglio metropolitano. Il 29 febbraio 2024 analoga illustrazione è avvenuta alla conferenza metropolitana. Il 27 marzo vi è stata la seduta del tavolo metropolitano esteso ai soggetti portatori di interesse pubblici e privati e in data 10 settembre 2024 la stessa illustrazione dello schema del volume C è avvenuta alla presenza di tutti i sindaci di Città Metropolitana, del tavolo metropolitano e dei soggetti portatori di interesse pubblici e privati, così accogliendo il suggerimento avvenuto all'ultima conferenza metropolitana in cui si chiedeva questa illustrazione in favore dei neo sindaci eletti nella tornata di giugno 2024. In sintesi, le azioni del PULS, il volume C, possono essere così sintetizzate. Promozione dell'uso di veicoli di trasporto merci ad elevata sostenibilità e tecnologia innovativa. Attivazione di processi di collaborazione tra enti, aziende e operatori per favorire la cooperazione intersettoriale.
miglioramento dell'efficienza del sistema delle infrastrutture di mobilità ferroviaria e stradale di più lunga percorrenza e qualificazione delle strade urbane per la logistica dell'ultimo miglio, localizzazione dei nuovi insediamenti logistici prioritariamente in ambiti di rigenerazione urbana e territoriale e in poli di rilevanza sovracomunale, realizzazione di insediamenti logistici contraddistinti da elevati profili di qualità insediativa, creazione di hub logistici intermodali multicliente, metro hub, in aree esterne, adeguatamente distanti dagli abitati, dotati di ottimali condizioni di accessibilità, che si configurino come centri di consolidamento e di distribuzione. Individuazione di micro piattaforme urbane, postazioni self-service per il prelievo delle merci e la redistribuzione dei carichi. Ci tengo a ringraziare gli uffici di Città Metropolitana, in particolare il dottor Parravicini, l'ingegner Basilico, l'ingegner Pedata, ovviamente anche unitamente all'architetto Susi Botto, che hanno lavorato la stesura del piano, unitamente al centro studi PIM e all'ingegner Evelina Saracchi, che ha illustrato in più occasioni il piano. Ringrazio tutti. Prego, se ci sono interventi in merito. Ok, allora procediamo alla votazione. Ricordo che si approva a maggioranza di numeri comuni e di popolazione. Prego, segretario. Allora, partiamo dal comune di Arese. Favorevole. Comune di Arluno. Favorevole. Comune di Baranzate. Favorevole. Comune di Bareggio. Astensione. Basiano. Favorevole. Borgoglione, Vincenzo, Fabio. Basilio. Favorevole, Basilio. Ok, Bellinzago. Bellinzago, favorevole. Binasco. Favorevole, Binasco. Bollate. Favorevole. Bresso. Contrario. Bubbiano. Favorevole. Buccinasco. Favorevole. Bussero. Favorevole. Busto Garolfo. Favorevole. Calvignasco. Calvignasco, favorevole. Cambiago. Favorevole, ha scritto. Ok. Canegrate. Favorevole. Carugate. Carugate. Astenuto. Ok. Cassano d'Adda. Astenuto. Cassina De Pecchi. Astenuto. Cassinetta De Bugagnano. Favorevole. Cernusco sul Naviglio. Favorevole. Cerro all'Ambro. Favorevole. Cerro Maggiore. Cerro Maggiore. Non pervenuto. Cesano Boscone. Favorevole. Cinisello Balsamo. Astenuto. Cologno Monzese. Favorevole. Colturano. Astensione. Cornaredo. Contrario. Corsico. Favorevole. Dairago. Favorevole. Gessate. Favorevole. Gorgonzola. Favorevole. Vudo Visconti. Favorevole. Inveruno. Favorevole. Lainate. Favorevole.
Legnano. Favorevole, scusate, non avevo riuscito a aprire il microfono. Favorevole. Liscate. Favorevole. Marcallo Concasone. Astenuto. Masate. Favorevole. Melzo. Favorevole. Ok, Milano. Favorevole. Nerviano. Favorevole. Opera. Favorevole. Paderno Dugnano. Paderno Dugnano. Non risponde. Pantigliate. Favorevole. Pero. Contrario. Pioltello. Favorevole. Pozzuolo Martesana. Favorevole. Mi scusi segretario, sono il sindaco di Pier Emanuele, non mi ha chiamato. È perché non aveva risposto l'appello all'inizio. Aspetti un secondo, dica, esprima il voto. Ok. Si dica il voto. Sono favorevole. Okay. Poi ho visto che in chat ha sì, no, ma ero arrivato già al primo punto, per cui se mi vuole mettere presente ero favorevole anche al primo punto. Va bene, Paderno è favorevole, ho visto in chat, ok. Poi ci ha raggiunto Cusago, che scrive che il microfono non funziona e che si astiene. Allora, un secondo che copiamo Cusago. Anche Cusano Milanino si è aggiunto favorevole. Allora, Cusano Milanino. Favorevole. Ok, e ho arrivato quindi a... Allora, sono morto. Pregnana Milanese. Pregnana favorevole. Rescaldina. Favorevole. Ro. Ro favorevole. San Donato Milanese. Favorevole. San Giuliano Milanese. Astenuto, grazie. San Vittore Olona. Favorevole. Segrate. Inserisco anche San Giorgio Sulegnano, che sono entrato prima della trattazione del terzo punto, segnato in chat, e favorevole. Così segretario, Comune di Sedriano, io mi ero già collegato alle 14.57, avevo messo il messaggio in chat. Sono favorevole. Poi, quindi avevo chiamato, quindi, allora, Settimo Milanese. Favorevole. Segrate favorevole, mi l'ho perso. Okay, sì. Perfetto, poi Solaro. Favorevole. Trezzano Rosa. Favorevole. Trezzano sul Naviglio. Astenuto. Turbigo. Contrario. Bermezzo con zero. Favorevole. Favorevole. Vernate. Favorevole. Vignate. Astenuto. Villa Cortese. Villa Cortese favorevole. Vimodrone. Favorevole. Vittuone. Favorevole. Vizzolo Predabissi. Vizzolo favorevole. E Zibido San Giacomo. Favorevole. Ok, datemi un secondo che faccio la verifica. Sì, mi scusi segretario, Trezzo sull'Adda, ho scritto in chat. Sì. Entrato al secondo, favorevole al terzo punto. Grazie. Ok, grazie. Un secondo.
Allora, hanno risposto alla chiama in 74, sono dichiarati a favore in 59, 4 hanno dichiarato il voto contrario, e in particolare il comune di Bresso, il comune di Cornaredo, il comune di Pero e il comune di Turbigo. In 11 hanno dichiarato di astenersi, e sono il comune di Bareggio, il comune di Carugate, il comune di Cassano, il comune di Cassina dei Pecchi, il comune di Cinisello Bassamo, il comune di Colturano, il comune di Cusago, il comune di Marcallo con Casone, il comune di San Giorgio, di San Giuliano Milanese, il comune di Trezzano sul Naviglio e il comune di Vignate. Di conseguenza è approvata. Quindi può essere passata al Consiglio metropolitano per l'approvazione definitiva. Va bene, grazie. Allora auguriamo buon lavoro a Lorenzo, Lorenzo Alaricio in CAL. Ovviamente, come tutti ricordiamo, la sua nomina deriva dalla morte di Ermanno Zacchetti, che è avvenuta a inizio luglio. Credo che sia collegata ancora Paola Colombo, la vice sindaca di Cernusco, sono certo che tutti ricordiamo con veramente con tanto affetto Ermanno. Ci rivedremo, direi, tra 2 o 3 mesi, novembre-dicembre, per variazione di bilancio 2024, e io spererei anche per riuscire a portare all'approvazione il bilancio preventivo 2025. Quello lo vedremo, però sarebbe una buona cosa per tutti noi. Grazie a tutti e buon lavoro. E arrivederci. Buon lavoro. Grazie, buona serata. Arrivederci a tutti. Grazie.